eccoci a un'altra puntata molto interessante, direi particolare, perché parliamo di un argomento di grande importanza di cui in realtà poi a livello almeno di opinione pubblica se ne sa molto poco. Ne parliamo con il professor Fulvio Fontini dell'Università di Padova, professore di economia politica e di economia dell'energia e dell'ambiente. Professore, intanto grazie di aver accettato questa intervista. Ricordo che fa parte delle interviste che noi come Nuovo Giornale Nazionale TV realizziamo per la SIEA, che è la Società Italiana degli Economisti, meglio per la Commissione Divulgazione Scientifica e Comunicazione della Società Italiana degli Economisti. Professore, mettiamo subito i piedi nel piatto. E parliamo del sistema elettrico. Allora, le cose sono tante, ne avevamo già, ci siamo scambiati anche qualche mail per fare il punto, un po' delle domande, perché l'argomento è veramente grande. Però, insomma, la prima domanda mi sembra facile, per me almeno, nel senso che lì ci arrivo anch'io. Cioè, che cosa è accaduto al sistema elettrico e come ha reagito alla crisi del Covid? Perché uno sembra che sia tutto facile, ma le cose sono un po' più complicate, no, professore? Innanzitutto buongiorno. Sì, allora, intanto contestualizziamo. Parliamo della crisi del Covid in senso globale, quindi non solo degli effetti del Covid in quanto tale, ma soprattutto delle politiche che sono state implementate per ridurne le conseguenze, in particolare della quarantena. Cosa è accaduto al sistema elettrico? Allora, sono accadute sostanzialmente quattro cose. Intanto si è osservata una riduzione della domanda. E per le peculiarità del settore elettrico, in cui la generazione è istantaneamente adeguata alla domanda, o comunque con un intervallo temporale molto breve, una riduzione della domanda e della generazione. In Italia è stata dell'ordine del 17% la riduzione, in altri paesi è stata, nei paesi europei, con una misura per quelli continentali un po' inferiore, in Spagna simile, però sostanzialmente tutti i paesi coinvolti dal lockdown hanno visto una riduzione della domanda e contemporaneamente un aumento del peso percentuale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In Italia l'aumento è stato di circa 8-10 punti percentuali. Questo adesso poi ci veniamo, ma si spiega per le caratteristiche specifiche della generazione di energia elettrica, che è un prodotto in quanto prodotto omogeneo, cioè l'elettrone è un elettrone indipendentemente da come viene prodotto, però le tecnologie per produrre energia elettrica sono differenti e tipicamente distinguiamo tra quelle le tecnologie a idrocarburi e le tecnologie in cui la materia prima, la fonte energetica prima, è rinnovabile. Il secondo elemento che è accaduto è che il fattore che dicevo, quindi questo spostamento della generazione e riduzione della domanda, che non è stata la riduzione della domanda omogenea, ma ha avuto diversi cali, soprattutto in diverse ore della giornata. Questo perché è cambiata la tipologia degli utenti, sostanzialmente la produzione industriale si è rallentata. E come le connessioni, in certe ore della giornata non è impossibile, perché c'era un ingolfo. Esattamente, l'unica differenza tra le connessioni e la specificità del settore elettrico è che la domanda elettrica, la generazione di energia elettrica non cade come cadono le connessioni quando c'è troppa domanda, ma è la produzione che si deve adeguare. Questo si chiama bilanciamento. Ecco, questo bilanciamento, la necessità di bilanciamento è aumentata proprio per la riduzione non omogenea della domanda e per l'incremento della produzione da fonti rinnovabili. In Italia è aumentato non di molto, perché comunque noi utilizziamo già molto bilanciamento, e siccome il bilanciamento si paga, anche il prezzo del bilanciamento, quindi il costo della fornitura dei servizi di bilanciamento, è aumentato. In Italia ancora lì non di molto, in altri paesi di più, ma perché in Italia è già abbastanza caro la fornitura dei servizi di bilanciamento. Il terzo elemento che è accaduto è che questa rimodulazione della domanda e dell'offerta ha creato in realtà un aumento dello stress del sistema elettrico, della rete elettrica proprio.
Sembra un po' paradossale perché la domanda netta è diminuita, però in effetti è diminuita, ma si è composta in modo diverso. Anche qui ci può aiutare forse la metafora delle connessioni. È come se la domanda generale di connessioni si fosse ridotta, in questo caso del settore elettrico, però in alcuni punti della rete è aumentata. E questo è particolarmente vero per i servizi di distribuzione, quelli più a livello locale, perché una gran parte della produzione di energia da fonte rinnovabile avviene a livello di bassa e media tensione, quindi a livello di distribuzione e non di trasmissione. Il quarto elemento, questo è un elemento su cui vorrei centrare l'attenzione, è che questo insieme di fattori fa sì che aumentata sempre di più la differenza tra il costo della produzione del servizio, quella che noi nelle nostre bollette chiamiamo componente energia, che si remunera in mercati all'ingrosso, nel settore elettrico si chiamano day ahead, e il prezzo finale all'utente del servizio energia. I due prezzi sono andati divergendo e paradossalmente in alcuni paesi, in Italia il prezzo finale si è ridotto, ma si è ridotto molto poco rispetto a quanto si è ridotto il prezzo all'ingrosso. Addirittura in alcuni paesi, in Germania, è aumentato il prezzo finale, la differenza essendo la remunerazione di tutte quelle componenti che fanno riferimento a ciò che dicevo prima, cioè al servizio di bilanciamento, alle riserve, quindi agli extra costi che sono quelli che però poi noi vediamo, perché già è già da tempo noto che il costo della materia prima e in realtà è meno della metà del costo della bolletta. Sì, sì. Professore, è stato chiarissimo, però la domanda è d'obbligo a questo punto. La situazione si va normalizzando, si andrà normalizzando via via, la domanda tornerà a crescere, si torna tali e quali a prima o tutta questa cosa lascia proprio nel settore elettrico non sarà uguale a prima, perché uno dice ricresce la domanda, si torna come prima, tutto si sistema, sarà così? Beh, questa in realtà è una bella domanda, nel senso che è una sfida sia per il settore sia per noi studiosi. Io non credo che sarà così. Io credo che la crisi del Covid rappresenterà ex post, potremmo dire che avrà rappresentato quello che tecnicamente chiamiamo un cambiamento strutturale, sia nella serie dei dati, sia proprio nella struttura industriale, per una serie di ragioni. Quali? Allora, innanzitutto, la crisi del Covid ha mostrato che questi rischi esistono, cioè che cosa è stato il Covid e la lockdown, un evento che sebbene tutti potessimo concepire, nessuno prima che accadesse, certo, nessuno veramente pensava che avesse una qualche probabilità positiva di accadere, cioè era un evento possibile ma che in fondo nessuno teneva in considerazione nel programmare la propria attività economica, la propria attività vita, la propria attività lavorativa. Questi sono quegli eventi che tecnicamente si chiamano eventi catastrofici. Oltre al catastrofe nel senso delle conseguenze, la catastrofe ha la caratteristica di essere l'evento possibile ma a cui sostanzialmente dal punto di vista attuariale non gli si attribuisce nessun peso rilevante, e invece è accaduto, e questo implica che d'ora innanzi i rischi di investimento, i rischi di attività economica nel settore dell'energia elettrica dovranno tener conto anche di questi eventi, e sono anche rischi diversi, quindi è cambiata anche un po' la natura dei rischi, perché è un evento che è accaduto globalmente, che ha influenzato tutta la filiera elettrica, anche se non esattamente nello stesso modo, che è avvenuto in diversi paesi, quindi sono quei rischi che noi chiamiamo non diversificabili sostanzialmente. Allora, ciò comporta che cosa succede quando aumenta il rischio nelle attività economiche? Che aumenta la remunerazione che deve tenere conto dell'aumento del costo, perché il rischio sostanzialmente rappresenta un costo. A fronte di questo, specialmente per la produzione di energia elettrica, per le ragioni che dicevo prima, si sono osservati, specialmente per gli impianti tradizionali, riduzioni dei ricavi, perché funzionano meno ore e sono chiamati ad essere
più flessibili, quindi forniscono un po' di più servizi di bilanciamento, ma non tutte le centrali possono fornirli servizi di bilanciamento, ma hanno una prospettiva più incerta e rischiosa. Questo è un problema per il settore, perché è un problema per gli investimenti nel settore. Il secondo elemento che credo sia irreversibile è quello che dicevamo prima, cioè che sempre di più si osserva una differenza tra costo della materia prima e prezzo finale del servizio. Questo pone una serie di sfide. Innanzitutto pone delle sfide economiche. Dov'è che si fa concorrenza? Dov'è che si fanno margini di profitto? Su quali parti della filiera? Sempre di meno sulla produzione di energia elettrica e sempre di più sulle altre parti della filiera. In fondo, se lei ci pensa, anche qui ci aiuta la metafora della connessione, la connessione a noi non serve in quanto connessione, ma ci serve per utilizzare tutti i servizi che utilizziamo grazie alla connessione, ad esempio questo. E questa è la stessa cosa del settore elettrico, cioè il valore aggiunto si sposta sulla fornitura dei servizi che l'elettricità può consentire di ottenere più che sulla fornitura di elettricità in quanto tale. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, questo problema, quello della differenza tra prezzo finale e costo della materia prima, pone delle sfide nuove anche a tutti, anche ai comunicatori, anche a chi studia, anche alla politica, perché giustamente l'utente trova paradossale, ma non è economicamente paradossale, solo che bisogna comprenderlo, perché che ci sia una bolletta che ha un onere crescente quando il costo della materia prima è relativamente poco, addirittura in calo. E questo pone notevoli sfide con le quali ci dovremo confrontare. Il terzo elemento, e questo è importante, è che diventano sempre più importanti gli investimenti non solo nella produzione di energia elettrica, ma in quelle parti della filiera che consentono al sistema elettrico di essere più resiliente. Quindi gli investimenti nelle reti, nelle infrastrutture, soprattutto a livello di distribuzione, soprattutto nelle cosiddette reti intelligenti, cioè in quei sistemi che consentono di omogeneizzare e di bilanciare i differenziali di domanda, di generazione a livello locale, comportando meno stress sul sistema elettrico. E questo pone anche lì delle prospettive molto interessanti sulle cosiddette smart grid, sullo storage, sugli accumuli, sulle batterie, ma anche ad esempio sull'integrazione con altri sistemi, ad esempio il trasporto elettrico, che è trasporto elettrico, ma è anche una componente del sistema elettrico per la sua capacità di prendere e accumulare energia. Assorbire, certo. L'ultimo elemento che vorrei citare, poi qui mi fermo per quanto riguarda quello che accadrà, è che, e forse dovrei dirlo qua, l'avrei dovuto dire come prima, sono gli effetti macroeconomici del Covid. Gli effetti sono stati di un calo mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale della domanda, del PIL, e questo comporta effetti anche redistributivi, aumento della povertà, anche della povertà energetica. E poi l'altro effetto, l'aumento di indebitamento. L'aumento dell'indebitamento in un paese come il nostro, in particolare molto indebitato, poi lascia delle conseguenze macroeconomiche su tutti i settori industriali e questo anche sul settore dell'energia elettrica. Professore, chiarissimo. Abbiamo parlato delle energie rinnovabili. Ha detto che anche in questa fase in cui c'è stata una riduzione della domanda, il peso, diciamo così, delle energie rinnovabili è cresciuto, quindi probabilmente c'è stato anche un calo della produzione di CO2. Insomma, voglio capire quali sono gli impatti ambientali, non solo di quello che è avvenuto, ma anche di quello che avverrà nel futuro, e mi riferisco alle cose proprio il futuro che lei ci ha tracciato, le coordinate di questo futuro. Insomma, ci sarà ancora un ulteriore forte aumento delle energie rinnovabili nella generazione elettrica e quindi un calo della CO2, andrà tutto semplicemente così? E poi cosa significa, quali sono gli effetti anche a livello economico? Beh, allora, intanto diciamo che la crisi del Covid è stata evidentemente una tragedia umana, una tragedia economica. Però tutti abbiamo visto che nell'insieme degli impatti negativi, fortemente negativi,
ci sono stati dei piccoli impatti positivi, delle conseguenze a latere positive, ad esempio sull'ambiente. Certamente la CO2 si è ridotta, anzi, questo è uno dei temi perché Abbiamo visto i delfini tornare a Venezia, nelle acque di Venezia. Abbiamo visto, no? Tutte queste cose. Quindi sembrerebbe esserci buone notizie per l'ambiente dalla crisi del Covid, e in particolare per il settore elettrico, quello di cui ci occupiamo adesso, della generazione da fonte rinnovabile, come abbiamo visto, sembrerebbero esserci buone notizie per il crescente peso e importanza delle rinnovabili. È così, però ci sono alcuni campanelli d'allarme, alcuni elementi da tenere in considerazione legati anche a quei cambiamenti strutturali a cui accennavo prima. Allora, il primo elemento da tenere in considerazione è che la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili è sussidiata. È sussidiata in un modo particolare, è sussidiata la remunerazione dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, anche se in realtà la remunerazione, la produzione di energia da fonti rinnovabili di suo, in quanto produzione di energia, ha già un costo più basso che non il costo dal Certo, gas, diciamo. realizzazione. Semplicemente perché la pala eolica il vento non lo deve pagare. Però il costo generale della produzione di energia da fonte rinnovabile è maggiore se computiamo anche i costi fissi e anche le rischiosità e l'efficienza tecnica, e quindi per ridurre questo costo generale si sussidiano le fonti rinnovabili. Il problema è quello che dicevamo prima, che non sappiamo quanto sarà la sostenibilità di questi sussidi nel futuro, visti i problemi che accennavamo prima. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è anche, se vogliamo, un po' più tecnico, cioè sulla forma dei sussidi che prendono gli incentivi alle rinnovabili. Fino adesso questi sussidi hanno spesso sovente la forma di una tariffa onnicomprensiva, che esenta la produzione di energia da fonti rinnovabili dai rischi di mercato, sostanzialmente. Però comporta spostare le conseguenze della produzione di energia elettrica sul mercato, in particolare della volatilità, quindi il costo collegato alla volatilità su altre parti e su altri utenti della filiera, tipicamente sugli utenti finali. Allora, stava già avvenendo a livello europeo, ma anche mondiale, un cambiamento nella tipologia dei sussidi, di modo che la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili fosse in parte responsabile, quelli che noi tecnicamente chiamiamo le esternalità di rete, i problemi di, se vogliamo farla paragone, come i problemi di connessione, che dicevamo Certo. prima. Al momento però, questo ha rappresentato per la produzione di energia rinnovabile un windfall profit, una manna dal cielo. Perché? Perché specialmente quei tipi di sussidi in cui si dà un prezzo e si lascia al generatore, un prezzo garantito, si lascia al generatore di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile di compensare la differenza rispetto al costo della produzione, e quindi quando i costi aumentano il sussidio è più piccolo, quando i costi si riducono il sussidio è più ampio. Adesso che il prezzo dell'energia è crollato addirittura in molti paesi, cosa non inusuale, nel settore elettrico è diventato negativo, è fortemente negativo e per molte ore negative, questi sussidi sono esplosi. Certo. Di fatto, quando un prezzo diventa negativo, la produzione di energia elettrica da un bene diventa un male. E si ottiene il risultato paradossale di incentivare una produzione che per il settore elettrico è un male, è un problema in quel momento se il prezzo è negativo. Quindi anche la tipologia dei sussidi cambierà, rendendo sempre più esposte le fonti rinnovabili ai rischi di mercato. A questo è collegato il terzo elemento, cioè che si stava già osservando una modifica di questi sussidi a favore dei cosiddetti contratti di lungo periodo, i PPA, Purchase Power Agreement, in cui sostanzialmente il produttore cede al supplier, cioè colui che poi ci fornisce l'energia a noi, la produzione di un impianto da costruire con un contratto di lungo periodo fino a 10 anni, ha una tariffa stabilita, accetta di avere
una differenza rispetto al valore atteso dell'energia, perché però in questo modo la certezza della remunerazione gli consente di investire e di fare la produzione. Ecco, ma il problema è che la crisi Covid ha creato crescenti difficoltà a chi comprava l'energia con contratti di lungo periodo, perché i contratti di lungo periodo sono parati su aspettative che non comprendono la crisi del Covid e quindi sono molto più costosi rispetto a quello che è avvenuto alla fornitura di energia elettrica, al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica nei momenti della crisi. Quindi questo è un terzo elemento importante da considerare. Quarto elemento importante, forse il più importante di tutti, è, dal mio punto di vista, il rischio, se mi consente uno slogan, dell'assalto alla diligenza. Cioè il fatto che nei sussidi alle rinnovabili entrino un insieme di sussidi che in fondo non sono sussidi per la generazione di energia da rinnovabili, ma sono sussidi finalizzati ad altri fini. Fini legittimi, ad esempio quello di recupero della domanda o di incentivazione dell'efficienza energetica. Ecco, l'esempio che mi viene da fare è il bonus ristrutturazioni, ad esempio. Il problema economicamente è che quando si ha uno strumento, un sussidio, con il quale si vogliono raggiungere diversi obiettivi, beh, questa è la base dell'economia, non si può raggiungere più obiettivi con un solo strumento. Certo. Le terapie eziologiche. Sì, quindi c'è il rischio di, oltre al problema del debito che dicevamo, c'è il rischio di un assalto alla diligenza nel stimolare sotto il falso cappello di incentivazione alle fonti rinnovabili ciò che è molto indirettamente a voler essere buoni fonte rinnovabile, in realtà è finalizzato a tutt'altro. Ad altre cose. Professore, è chiarissimo, io la ringrazio davvero tanto, ci ha fatto un quadro molto esauriente, sintetico, ma molto chiaro. Volevo ricordare, abbiamo intervistato il professor Fulvio Fontini, Università di Padova, professore di economia e politica e dell'economia, dell'energia e dell'ambiente. Professore, grazie mille. Grazie a voi.